Ragazzi, sono Diflu di IO Review. Allora, continuiamo con Modern Combat 5, ragazzi, e volevo continuare la modalità campagna. In questi giorni mi sono intrippato molto sulla modalità online, ho fatto tantissime partite, infatti sono migliorato veramente abbastanza, insomma, non voglio esagerare. C'è ancora molto da fare, comunque, ragazzi, per arrivare in cima alle classifiche. Comunque sia, ragazzi, continuiamo la modalità campagna, andiamo a vedere. L'altra volta abbiamo fatto risveglio. Come potete vedere qua, ragazzi, tra l'altro, premetto che devo ancora capirlo anch'io perché lo sto facendo passo passo. Praticamente le partite che sto facendo le sto facendo insieme a voi in video, soprattutto la modalità campagna. Nella modalità multiplayer sto facendo anche molte partite da solo, ogni tanto sto facendo qualche video, mentre la modalità campagna la sto facendo proprio passo passo insieme a voi praticamente. Quindi per me è tutto nuovo, non ho niente, non so niente di nuovo, insomma, man mano che lo faccio. Comunque, l'altra volta ci siamo fatti, come potete vedere, nella parte in questo appunto qua, dove siamo nel risveglio, ci sono quattro caselline. La prima l'abbiamo fatta ed è stato messo un flag. Adesso vado a farmi la seconda e vediamo che cosa ci aspetta, ragazzi. Siamo pronti. Ok, ragazzi, passiamo in scena. Ok, ragazzi, siamo sempre nello stesso punto dove eravamo l'altra volta, cioè nello stesso. E come faccio ad andare avanti? Trascina il dito per cambiare arma. Ok, ovviamente. La mia arma preferita, tra l'altro, ragazzi, questa è un'arma che ho messo appunto nella modalità online, quindi ci permette anche di utilizzarla nella modalità campagna, il che non è male, ragazzi, perché così riusciamo a. Bella questa funzione rallenti, cazzo. Dove cacchio sei? Ragazzi, non avevo visto sti bastardi qua. Ok, eccolo dov'era il bastardo che mi stava sparando, ragazzi. Anche perché qui, a differenza della modalità online, non abbiamo il nostro radar o comunque mappa da riuscire a capire da dov'è che ci stanno sparando, insomma. Lo capiamo direttamente. Poi, tra l'altro, ragazzi, ho tolto qualsiasi tipo di aiuto, cioè mira automatica, tutto quello che mi poteva dare aiuto, ragazzi, l'ho tolto tutto perché preferisco imparare direttamente passando alle cose più manuali possibili, insomma, più difficilmente possibile. Ehi, ciccio. Ok. Minchia. Ok, ragazzi, proseguiamo. No, cacchio. Missione fallita, ragazzi. Sono stato ucciso. Sto facendo praticamente una partita di merda. Scusate, ma. Ok, rimuoviamo. Siamo pronti, ragazzi. Cambiamo arma. Muori. Ehi, ciccio. Carichiamo l'arma, ragazzi. Comunque, ragazzi, sembra che l'intelligenza artificiale di questo gioco sia migliore rispetto a Modern Combat 4. Io Modern Combat 4 l'ho
l'ho giocato anche in modalità estrema perché volevo vedere quanto difficile fosse e comunque sembravano un po' stupidotti i... Bella figata comunque questa qua, ragazzi, che possiamo guardare, che ci arrivano le notifiche di qualsiasi tipo quando un qualche membro del nostro gruppo, se possediamo un gruppo, un clan, insomma, ci fa vedere in qualsiasi momento, anche quando siamo in una modalità campagna, che stanno entrando in guerra i nostri alleati. Perfetto. Utilizziamo il drone ricognitore, ragazzi. Che ficata. Lo dovevo ancora capire. Mi è capitato 3-4 volte di utilizzarlo nella modalità online e non avevo ancora capito cosa fosse, perché io ero abituato ai droni sia terrestri che... No, di qua non possiamo andare, cazzo. E dove andiamo? Ah, ok, spariamo la bombola di... L'ho capito tardi, ragazzi, scusate, ma... Sono talmente preso... Granata! Adoro l'arredamento orientale, ragazzi, possiamo sparare attraverso le pareti, anche perché sono delle paretine del cazzo. Ovviamente stupende. Granata! Bam! Che figata! Ok. Bam! Bellissimo sto gioco, ragazzi. Mi sta piacendo sempre di più. Non so voi, ragazzi, ma... Ok, apriamo la porta, ragazzi. Non so se avete notato anche quanti poligoni ha questo gioco, ragazzi. Ci sono un casino di poligoni in movimento. A primo impatto vi devo dire che pensavo che la grafica... Cazzo, abbiamo finito le munizioni. Grande, ragazzi, abbiamo terminato anche quest'altra tappa della nostra modalità campagna. Non ho giocato proprio benissimo, se proprio devo essere sincero. Sono morto, tra l'altro, anche una volta e ho rischiato anche un'altra volta di morire. Sinceramente, non sono stato molto attento, non mi sono impegnato abbastanza, insomma, ragazzi. Cercherò di impegnarmi di più nella prossima missione. Li spacco tutti quanti. Comunque, ragazzi, morale della favola, in teoria adesso dovremmo aver, esatto, fleggato la seconda casella di questa inconcina qua, risveglio. Andremo avanti nei prossimi giorni, nel frattempo penso che il prossimo video farà una modalità online e avevo intenzione di fare la modalità rubabandiera, anche perché mi devo allenare anche un po' in quella modalità, perché ci ho fatto un paio di partite e ho fatto un po' cacare. Sono riuscito a rubare soltanto una bandiera, ho fatto soltanto un punto. Comunque, grazie a tutti, ragazzi, del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.